Ciao a tutti, benvenuti. Sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo pasta e fagioli con lo speck. Vediamo gli ingredienti. Ci vuole sedano, carota, cipolla, una patata. Qui ho già tritato le verdure, del pepe, dell'olio extravergine d'oliva, del sale, dello speck 100 grammi, un rametto di rosmarino, una foglia di alloro. 250 g di spaghetti fini numero 3 spezzettati, ma potete usare anche di tagliini, le reginette, mal tagliati, quello che volete. E 800 g di fagioli borlotti già pronti, già lessati. Andiamo ai fornelli. Eccoci qua, abbiamo messo un filo d'olio extravergine d'oliva in questa bella pentola antiaderente. Abbiamo messo sedano, carota, cipolla tritati. Mettiamo una foglia di alloro, con questa forbice meravigliosa mettiamo anche un po' di rosmarino, giusto per dargli quel saporino in più, e facciamo soffriggere. Eccoci qua. Ben rosolando, mettiamo il nostro speck, ricordatevi 100 grammi, tagliato a fiammifero, e anche questo lo facciamo un pochino rosolare. Eccoci qua, ho spellato la mia patata e l'ho divisa, lavata tutto quanto, e l'ho divisa in due. Mettiamo anche questa. Mettiamo i nostri fagioli, 800 grammi, ricordatevi. Mescoliamo il tutto. Eccoci qua, mettiamo un po' di pepe, il sale, e prima non vi ho detto che ci vuole anche un dado e mezzo di base di carne, lo mettiamo più tardi perché quando è troppo salato dopo i fagioli si sbucciano, si sgretano, e quindi preferisco metterlo verso la fine. Aggiungiamo dell'acqua, così, e facciamo andare 45 minuti. Eccoci qua, a me piace anche un po' di peperoncino, quindi ho messo un cucchiaino di olio al peperoncino. Adesso aggiungiamo il nostro dado e mezzo e un pizzico di sale. 45 minuti, però a tra un po'. Eccoci qua, non manca molto la fine della cottura. Noi prendiamo la nostra patata, poi prendiamo anche un pochino di fagioli. E dopodiché passiamo al mixer o al frullatore in immersione, diciamo. Dopodiché rimettiamo tutto in pentola. Eccoci qua, mettiamo di nuovo la parte tritata, così dopo la nostra pasta e fagioli con lo speck sarà molto più cremosa. Qualche minuto, poi buttiamo la nostra pasta e poi mangiamo. Eccoci qua, mettiamo un cucchiaino raso di sale e i nostri spaghetti spezzettati. 3 minuti di cottura e dopo è pronta. Eccoci qua, prima non vi ho detto la quantità dell'acqua, comunque 1 litro. 1 litro d'acqua è più che sufficiente per cucinare e anche per cucinare la nostra pasta. Eccola qua, è pronta e adesso andiamo a impiattare. Eccoci qua, la nostra pasta e fagioli bella fumante, pronta con lo speck. Vi ricordo che
Mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella così vi terrò sempre aggiornati. Se volete vedere questa ricetta scrivete pasta e fagioli con lo speck della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio, alla prossima, ciao!